Ciao ragazzi, benvenuti qua sulle Fintech con un nuovo video. Oggi facciamo l'unboxing del nuovo entry level di casa Realme, ovvero il Realme 8i che ho qua tra le mie mani. Quindi rimanete con me dopo la sigla. Bene ragazzi, iniziamo subito col vedere cosa c'è. Nella parte posteriore della scatola, visto che abbiamo diverse annotazioni date appunto da Realme, ovvero le funzionalità peculiari di questo nuovo entry level che ricordo di Realme, la serie 8, quindi abbiamo visto il Realme 8, l'8 Pro e questo è l'8i, ovvero diciamo quello che costa relativamente di meno, ma non per questo che ci offre meno funzionalità. Andiamo a vedere più nel dettaglio. Abbiamo un processore Helio G96, il primo telefono in Europa ad avere questo processore, decantato da molti, anzi devo dire la verità, questo processore MediaTek dovrebbe essere veramente fenomenale per quanto riguarda anche la questione gaming. Abbiamo una batteria da 5000 mAh contro i 6000 mAh del modello 7i dell'anno scorso. Qui davanti a me avete il 6 Pro e il 7 Pro, non ho provato ancora, non ho testato l'8 Pro, però vi posso garantire che questo 8i darà del filo da torcere a tutti i telefoni in realtà della serie 8, quindi soprattutto il modello non pro, diciamo il Realme 8. Abbiamo un caricatore fast charge da 18 watt, non abbiamo quello diciamo più veloce, ma direi che 18 watt è più che abbastanza. 120 Hz ultra smooth display, perché è sempre un pannello LCD ma questa volta con un refresh rate di 120 Hz, e lì Realme ha voluto dedicarci veramente un sacco di tempo, soprattutto anche durante la presentazione, perché comunque è un telefono che non si trova su questa fascia di prezzo, quindi questa funzionalità è veramente diciamo una novità per quanto riguarda questa fascia di prezzo. Abbiamo tre fotocamere, 50 megapixel la fotocamera wide, poi abbiamo altre due fotocamere che andiamo a vedere poi nel dettaglio. Nel frattempo andiamo ad aprirlo. Ovviamente ultra fast side fingerprint, ovvero il sensore biometrico sul lato come ci ha abituato Realme in tutti i suoi smartphone di ultima generazione. Andiamo ad aprirlo, abbiamo il modello 6128, ci sarà anche il modello con 64 giga disponibili. Questa è la colorazione Space Black. Poi ce ne sarà anche un'altra molto più carina, diciamo che la Space Black è quella che ricorda un po' un colore classico. Io preferisco quelle blu e devo dire che le ultime blu che ho testato sono veramente molto belle. All'interno abbiamo una solita custodia ormai che troviamo ovunque. Questo è il layout che abbiamo delle fotocamere, appunto quattro fotocamere, in realtà no perché una è il LED, quindi sono tre fotocamere e una è il flash LED. Comunque una cover sempre di buona fattura all'interno con dei manualetti, mettiamolo qua da parte. Ovviamente qua per estrarre la SIM abbiamo il nostro PIN, teniamolo, andiamo a sollevare la linguetta e a fare il nostro unboxing. Ovviamente uscirà la recensione tra qualche giorno, io in realtà ce l'ho in prova da molto più di tempo, che insomma il 14 ottobre è stato presentato, in realtà mi è arrivato un pochino prima da testare appunto per portarvi questa novità. Ovviamente riuscirà la recensione tra qualche giorno di questo Realme, la mia recensione completa. Comunque andiamo subito a vedere il colore, non perdiamoci in chiacchiere. Allora, questo Space Black è veramente fenomenale, io l'avevo visto in foto e diciamo dei rendering, o comunque era già uscito in India il Realme, quindi si poteva già addocchiare un po' il design e tutto, però devo dire la verità, dal vivo questo non è propriamente un black, perché ha sì delle linee, delle livree nere, ma al tempo stesso grigie e questo riflesso metallico che devo dire non male per essere un telefono di insomma fascia entry level, soprattutto perché come appunto potete vedere la parte del dietro è in plastica, il frame è in plastica anche se è simil alluminio, quindi fatto molto bene. Vetro con già la pellicolina installata. Andiamo subito ad accendere questo Realme 8i. Come potete vedere è un display LCD, io posso vedere appunto la differenza del colore che si crea quando il display è acceso e quando è spento, quindi qui vi posso assicurare che è
purtroppo un LCD, ma vabbè, non è che ci si può avere molto per questa cifra, insomma parliamo di una cifra che si attesta sui 190-200 euro, quindi diciamo che poi ovviamente se usciranno delle promozioni all'ultimo nella presentazione, io questa cosa non la potevo sapere, quindi probabile che ci siano delle promozioni al lancio, quindi vi consiglio di andare sul sito di Realme per vedere appunto le eventuali promozioni. Comunque andiamo subito a configurarlo, lo mettiamo un attimo da parte intanto che poi andrò a configurarlo e lo vedrete meglio nella recensione. Nel frattempo vediamo cosa abbiamo all'interno della scatola. Abbiamo detto il caricatore da 18 watt, che è questo qui. Strano che però Realme adesso ha tolto la colorazione gialla che c'era proprio all'interno dei suoi spinotti. Peccato, poco male, mi piaceva molto. Anche all'interno dello spinotto questo qua ormai lo troviamo bianco. Peccato perché era una peculiarità di Realme avere appunto queste colorazioni all'interno anche degli accessori che ricordavano e comunque facevano capire che quello era un accessorio di Realme, una cosa un po' distintiva. Per il resto questo caricatore appunto 18 watt 9 volt 2 ampere ci permette di caricare il telefono veramente in velocità record, soprattutto perché abbiamo una batteria da 5000 mAh, quindi devo dire una batteria veramente veramente capiente appunto da permetterci di far girare appieno questo telefono anche in modalità gaming con il nuovo processore di MediaTek il G96 e soprattutto avere delle funzionalità che ci permette di far girare qualsiasi tipo di applicazione senza eventuali lag e una fluidità del display da 120 Hz non da poco, soprattutto per un telefono appunto, ripeto, di fascia bassa. Fotocamera, abbiamo una 16 megapixel sulla parte frontale con focale 2.1, abbiamo invece sulla parte posteriore tre fotocamere, anche se sembrano quattro appunto, come ho detto prima, una è il flash LED per dare ovviamente un bilanciamento a livello estetico di design, hanno voluto rimarcare, mettere una finta diciamo camera che è il flash, abbiamo la 50 megapixel con focale 1.8, una 26 mm, una grandangolare normale, mentre le altre due sono una la 2 megapixel con focale 2.4 è una macro, mentre la seconda invece è la depth camera sempre con focale 2.4, una 2 megapixel che permette appunto di fare le foto bokeh. Questo voleva essere un primo video con unboxing, prime impressioni, ovviamente adesso io lo andrò a testare, tra qualche giorno vi ricordo di andare sul canale perché uscirà la recensione completa, quindi rimanete sintonizzati qua su Life & Tech perché ovviamente vi mostrerò tutte le peculiarità di questo nuovo telefono di Realme. Ragazzi, questa colorazione è veramente bellissima. Bene ragazzi, il video di oggi finisce qui, voleva essere un video abbastanza veloce, noi ci rivediamo tra qualche giorno come ho detto prima con la recensione completa, vi ricordo di mettere un like e iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto, guardate le pagine di Facebook e Instagram dove trovate tutte le novità e soprattutto le foto scattate anche con questo Realme 8i video, che poi ne parleremo bene perché la questione video insomma è un po' forzata, non abbiamo il 4K, abbiamo il 1080p, però comunque ragazzi rimanete qua sintonizzati perché ci saranno delle novità e soprattutto chi è interessato alla recensione completa tra qualche giorno la troverà sul canale. Ciao ragazzi, noi ci rivediamo sempre a un nuovo video qua su Life & Tech. Ciao!